quindi l'abolizione del carcere a vita. Per chi crede in un umanesimo reale, questa è una battaglia campale. Voi la fate da sempre? Sì, la facciamo da sempre, perché il problema è nel momento in cui si commette il delitto. È quello che dobbiamo impedire. Per quello dobbiamo lavorare. Quando il delitto è stato commesso, la nostra Costituzione ci indica un percorso di reinserimento, perché l'uomo della pena, che poi ha e subisce la pena, non è più l'uomo del delitto, già dal primo giorno. Noi dobbiamo evitare che il delitto si compia. E sembra qualcosa di strano, ma guardate che se andiamo a vedere le statistiche degli omicidi che ci sono stati, che c'erano 20 anni fa, e quelli che ci sono, siamo a un quarto rispetto, quindi sono diminuiti, nonostante accendiamo il televisore e sembra che c'è una campagne mediatiche. Esatto, perché l'informazione cosiddetta, che cosa fa? Sembrano tutte autoambulanze impazzite, vigili del fuoco impazziti, che accorrono subito dopo che è stato commesso un delitto di qualsiasi tipo, e non si muovono prima per valorizzare chi opera perché il delitto si compia. Questo è il problema. E se fosse data voce a tutti, perché sono tanti quelli che si muovono. Nell'uomo, in fondo, c'è questa ragionevolezza, che bisogna muoversi per impedire, perché si possa realizzare poi fondamentalmente la felicità dell'uomo. Questo è, per questo lavoriamo, no, ogni giorno. E allora recuperare queste persone. Noi abbiamo un percorso vecchissimo. Nel 76 la prima cosa che fecero i quattro radicali, che erano Marco Pannella, Emma Bonino, Mauro Mellini e Adelaida Glietta, la prima cosa che fecero è entrare in carcere. Era stato appena varato l'anno prima l'ordinamento penitenziario, che giustamente stabiliva che i parlamentari, senza preavviso, potessero fare delle ispezioni nelle carceri. Cominciarono a farlo. Unici, costantemente, negli anni. Poi c'è stata la scorsa legislatura, non in questa in corso, dove noi 6 deputati eletti nella lista del PD e i 3 senatori abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo cominciato a organizzare visite massicce, convincendo gli altri parlamentari ad entrare in carcere. Non ci avevano mai messo piede. E confrontarsi con quella realtà. Poi è venuta la condanna, perché il nostro paese è stato condannato, che è una cosa, che è una vergogna, no? Il paese del diritto, è stato condannato per articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che va sotto il nome di tortura e trattamenti inumani e degradanti. 3 dei 7 che generarono quella sentenza pilota chiamata Torreggiani erano 3 delle centinaia di detenuti per i quali avevamo fatto il ricorso, come radicali, come Centro Calamandrei. Poi, insomma, noi chiedevamo l'amnistia, perché uno dice, cavolo, l'amnistia mi rimette in giro tutti i delinquenti. Intanto è dimostrato che chi sta in carcere e poi esce è più delinquente di quando ci è entrato, perché il trattamento è quello, no? E no, dice, ah no, bisogna buttare via la chiave. Non è evidentemente così, ma la cosa soprattutto che è più sbagliata è che lo Stato, torturando o praticando trattamenti inumani e degradanti, si mette allo stesso livello del peggiore delinquente, cioè fa un delitto, commette un delitto. Che possibilità, che credibilità ha uno Stato così?